mette, guarda, io vi dico una cosa, che non ho detto a nessuno. No, forse ho detto a Green. E questa cosa più, forse l'ho detta già 2 o 3 volte, perché non ho mai il coraggio di pensare, cioè di farla alla fine. Sono arrivate a più volte della mia carriera, che ho pensato mo mollo, ok? È successo in 3 anni, penso 3 volte. L'ultima volta che è successo è stato dopo i Bosker. Dopo i Bosker ho detto, vabbè, mo accanno tutto, lascio tutto e basta. Ma sono state tante, tipo, tanti fattori messi tutti insieme che mi hanno portato a pensare questo, no? Dal molti, io dico sempre: non me ne frega un cazzo dell'opinione della gente. Fondamentalmente è così, a parte da chi mi segue in chat, ok? Grazie, Mr. Mars. Impatto, cioè. Stai scavando sul rubino più serio. Io dico, di solito faccio live un po' più chill, però questo è un po' il David. Alle volte mi sento, dico la verità, molto sottovalutato dai miei colleghi, non da tutti, ok? Da alcuni. E questo non è bello, perché magari tu c'hai l'idea che magari non è condivisa dagli altri, ci sta, però dici, oh, frate, cioè io sono 6 anni che sto qua, fine, cioè, mo parliamo se chiaro, un po' di tutto, però io volente o nolente No, ci sta un motivo se sei ancora account. No, vado a spada tratta. Grazie, CT, grazie, Grazie, bello mio. grazie, 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 grazie
incontrato tuo fratello? No, quello che penso è che alle volte penso da essere io molto sottovalutato per quello che sono io, per la mia persona, per quello che faccio e per quello che ho fatto durante la mia carriera. Se ti sottovaluta è perché ti teme di base. No, ma non mi teme nessuno fondamentalmente, io sono pure contento, nel senso, a me ti dico la verità, io ho trovato il lavoro perfetto secondo me, perché io da bambino a me piaceva sempre far ridere la gente, no? Io infatti ho spiegato, io odio la gente che è triste, ma no, non odio, ok? Cioè non la odio la persona, io odio la tristezza, e quindi a me piace far ridere le persone, e fare un lavoro come questo, che comunque ho pochi momenti seri, ok? La base del mio lavoro è far ridere la gente, e se trovi le persone che comunque ti seguono, quando vai live ci stanno, ridono con te o ridono di te, non me ne fotte. No, no, sì, sì, no, sì, perché forse questo è un David che non tiro mai fuori, cioè forse è la prima volta, forse qualche volta con Max, perché Max è un ragazzo che mi sente nel profondo, no? E tirare la parte mia fuori seria è molto difficile, cioè mo mi sto esponendo tanto, quindi... per me l'importante è far ridere la gente, poi ci guadagno pure, lavoro con i brand e faccio tanto lavoro anche per fare questa cosa, e quindi secondo me è il lavoro perfetto. Certe volte psicologicamente comunque ti distrugge. Beh, pesante l'esposizione. Basta vedere tanti casi di streamer che comunque soffrono di depressione, perché comunque a livello psicologico lavori tanto, ok? Quindi un po' il Truman Show alla fine, eh? Sì. Sì, 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 Truman Show, sì, ho voglia. La comodità e tutto che ti viene, ma non è per forza una cosa brutta, però ha un suo peso, no? Sì, che sì. Non ti fa sentire... Quello che per esempio voglio spiegare anche ai ragazzi, raga, che state a casa, voi quando siete tristi avete un momento dove affrontate magari la vostra tristezza
affrontate la vostra tristezza. Invece, per esempio, io col lavoro che faccio attualmente, non ho tempo di affrontare magari problemi interni perché sto sempre, e pari a lui, belle minne. Sto Beh, sempre, oh, stavo fa dicendo una cosa ridere. importantissima. Ci sono certe volte Quindi che escludi il tuo benessere psicologico perché sei proprio inglobato nel lavoro. inglobato nel lavoro, assolutamente, ma io ti dico che muore mia zia e io il giorno dopo stavo, io ero morto dentro, ma il giorno dopo stavo qui facendo dai ragazzi, alla grande, capito? Mentre dentro ero morto, perché penso che io non devo far vedere alle persone che io sto morto dentro, perché mo loro hanno tanti cazzi per la vita loro, stanno a pensare pure ai cazzi miei, vengono qua per rilassarsi. Poi Certo. questo è il mio Sì, ragionamento. però no. Cioè, non te lo devi permettere. Non te lo puoi permettere. Perché la tua salute mentale è la prima cosa. Cioè, deve essere la tua priorità. Perché si vive per star bene, Quello sì. essenzialmente. Non si vive per lavorare. Tu devi venire prima di qualsiasi altra cosa. Che sia il lavoro. Cioè, tu sei la persona più importante della tua vita. Quindi, Quello sì, quello sì. se c'è qualcosa che non va, devi accoglierla e curarla, perché è come avere una gamba rotta. Quello sì. Ma ci sono stati tanti esempi che posso fare. Come quando mi sono lasciato col cecchino dopo 3 anni a Capodanno, io chiamai Grimbaud disperato. Scappai da casa del cecchino, chiamai Simone disperato. Era notte, ancora mi ricordo. E io il giorno dopo stavo qui che facevo live. Dai, regà, perché cioè sento. Grazie, Beh, KQ. bello, Giona, grande, Bella grande. Giona, grazie. Sento di. Non è un dovere, però sento dentro di me di dover portare qualcosa, tipo la felicità alla gente. E la tua quando ci pensi? Quello è tosto. Perché essere altruisti così tanto poi finisce che vivi per gli altri, vivere per te a volte. Cioè, è importante questa cosa. Ti dico quando cioè pensa te, no? Mo io non è che voglio di niente al Cerbero, ci mancherebbe, poi io queste cose già gliel'ho dette. Tu ad esempio, no, la cosa del samsara, a me il samsara rende felice perché no, per gli spettatori che ne faccio una marea, anche quello perché vedo che funziona, però mi rende felice. Perché sto in mezzo alla gente, perché mi diverto con la gente e vedo che la gente in live si diverte. Infatti quello che io dissi al Cerbero, non mi ricordo, a Flame, eccetera, eccetera, faccio regà, io sto tutto l'anno da solo, voi siete in tre, state sempre tutti insieme, io sto tutto l'anno da solo, a me mi serve stare là. Non mi ricordo in che contesto è stato fatto questo discorso, però ho detto, raga, a me mi serve sta là. Come ho detto a Grimbaud, io quando mi chiama, no perché è lui, o quando mi chiama pure il Cerbero, eccetera, eccetera, io sono contento, ma non come altri perché se piano l'hype, a me frega un cazzo l'hype. Sono contento perché comunque io la sera sto da solo e quindi andando da Simone sto in compagnia, capito? Voglio dire, ma questo lui lo sa perché io l'ho detto un sacco di volte. Posso andare pure da Gino il barbiere, capito? So dove mi metto qui sotto al bar perché comunque è un discorso a parte, un discorso un po' più profondo. Se no, c'ho Yoshi, viene qua e mi Ecco qua. fa. Io lo dicevo sempre anche al mio ex. Questo è un lavoro che ti ingloba, Questo è un lavoro che che ti crea solitudine. ti crea solitudine e soprattutto che ti fa dimenticare la barriera che c'è tra realtà e finzione. Non significa che tu diventi una persona finta, significa che confondi le priorità. Cioè lui arrivava a streamare così tanto perché dà priorità al lavoro, da non dare priorità alla sua salute mentale. Cioè, io ho detto, oh, torna nel mondo dei vivi, cioè, stai male, hai bisogno di una Però pausa. Non ve ne rendete conto perché venite inglobati così tanto,
Perché questo richiede la piattaforma richiede costanza e ti fa anche dei reminder, oh, non stai streamando da tot, torna, torna, torna. Sì, è così, sì, l'algoritmo sì. Funziona così, perché se poi non streami tanto perdi spettatori, ti viene l'ansia. Io se non streamo 2 giorni mi sento male, penso a te. Sento che sto facendo un torto a chi mi segue e non è normale come cosa. Non è normale come cosa, uno perché ti vogliono bene. Sì, no, quello sì, e capirebbero che la tua salute mentale è prioritaria. Lui adesso, non voglio nominarlo 800 volte, però una cosa che mi rende fiera, che gli ho lasciato in eredità, diciamo, dalla nostra relazione insieme, è stata che adesso si prende un giorno di pausa alla settimana. Quello è fondamentale, io ho sempre preso, perché sennò non muori. Non la prendeva, ma guarda che è un passo enorme, fondamentale, che si era proprio dimenticato di che cosa fosse... Però lui aveva anche un qualcosa dietro che lo spingeva comunque, cioè la situazione di Giulio, poi tu la conosci meglio me sicuramente, era una situazione molto più particolare, capito? Cioè la mia è che, si sente? Del tuo microfono o del mio? La situazione di Giulio era molto più particolare. La mia situazione è che voglio aiutare a casa, ho un cane, è questo, capito? E quindi uno va anche per quello. Sì, sì, ma sicuramente hai i tuoi motivi e sono tutti validi, eh? Ma è anche valido come ti senti, non puoi trascurarlo. Metterlo, non accantonarlo e metterlo da parte, cioè realizza quello che stai sentendo, magari dillo fuori, tiralo fuori con un amico, con qualsiasi familiare, con chi ti sta vicino davvero, non per ma io non sono così. Affrontalo, perché va affrontato. Io no, ma io non parlo mai con nessuno. Oh, io Simone il Cerbero, Flame e Simone li conosco da 6 anni. Io non li chiamo mai, ma per paura di disturbare, anche se loro mi dicono sempre, guarda, non disturbi, Rubì, ci mancherebbe, ti chiamiamo pure sempre noi, pure Marra, cioè io non voglio disturbare la gente, ma stessa cosa con Grimbaud, cioè non lo sento, ma no, perché non vorrei, perché non voglio disturbare, capito? Cioè io sono fatto così, io sono convinto, non parlo perché secondo me non trovo nella mia testa una persona che mi ascolta.